Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Mentre qui in Emilia, almeno nel mio paese, sta ricominciando a piovere e visti i recenti trascorsi non è proprio il massimo, beh, ho cercato di raccogliere alcune informazioni per provare a portarvi un contenuto che penso sarà abbastanza veloce. Poi mi conoscete, sapete i miei standard e quindi si potrebbe andare anche per le lunghe, ma dovrebbe essere abbastanza veloce, abbastanza riassuntivo. Ci sono 3-4 cose che mi piacerebbe commentare insieme a voi. Tanto la prima è Pirlo. Andrea Pirlo lascia la Turchia a 2-3 giornate dal termine della stagione. Abbiamo la separazione ufficiale con il club turco nel quale stava allenando Andrea Pirlo. C'è chi parla di esonero, ma il comunicato è chiaro: a Pirlo sarebbe scaduto il contratto a giugno di quest'anno 2023, era un contratto di soltanto un anno, e il club ha lasciato andare Pirlo per cercare di organizzare al meglio il futuro dell'allenatore. Ripeto, qualcuno parla di esonero, però trovo ingiusto dire che sia stato un esonero, anche proprio dal punto di vista del curriculum, perché faccio un esempio: se io dovessi andare a lavorare per un'azienda, contratto a tempo determinato, e a un mese dalla scadenza del contratto decido di non rinnovare, perché il comunicato del club turco è chiaro: dato che l'anno prossimo non riusciremo ad essere insieme a Pirlo, gli abbiamo permesso di. E quindi io magari decido a un mese dal termine della mia esperienza di non rinnovare il contratto, non si può andare in giro a dire che io sia stato licenziato. Quindi non credo che sia corretto evidenziare come Pirlo sia stato esonerato, come mi è capitato di leggere nel pomeriggio. Ho copia e incollato un po' dappertutto il comunicato ufficiale del club, che testimonia proprio come sia stato concesso a Pirlo di lasciare, appunto, anzitempo la Turchia prima del termine della stagione e concentrarsi sulle nuove scelte che lo accompagneranno in futuro. Vedremo se tornerà in Serie A. A me farebbe veramente molto piacere, o magari Serie B, potrebbe essere anche quella ovviamente un'ipotesi. Mi piacerebbe tornare a vedere Pirlo nel campionato italiano. Ovviamente nella massima serie sarebbe anche più stimolante, perché avremo l'opportunità di trovarcelo come avversario l'anno prossimo, dato che non credo assolutamente che potrebbe tornare alla Juventus in qualità di allenatore. Ieri vi parlavo di Tudor, che era il vice di Pirlo all'epoca. Oggi ho visto alcune ricostruzioni fantasiose che volevano Tudor come nuovo allenatore della Juventus con Pirlo come vice. Mi hanno fatto molto sorridere, ovviamente non erano ricostruzioni affidabili, erano ricostruzioni giocose, però mi ha fatto ridere questo parallelismo. E attenzione che proprio di alcuni giocatori presenti nell'epoca di Pirlo dobbiamo parlare, più uno che non c'era ed è destinato a questa stagione. Il primo è Cuadrado, che secondo ultime indiscrezioni potrebbe alla fine rinnovare il suo contratto con la Juventus. Questa cosa mi sorprenderebbe, sì o no? Devo dire la verità, no. Ma chi ha visto qualche video anche nelle settimane scorse saprà già dove voglio andare a parare. Quando vi ho parlato del contratto di Alessandro, rinnovo di Alessandro, vi avevo detto che secondo me la Juventus avrebbe provato a tutelarsi cercando di perdere meno giocatori possibili a parametro zero in questa stagione. Per un motivo: dato che non sai per cosa giocherai, dato che non sai quale competizione UEFA potrai fare, se farai una competizione UEFA, se avrai dei punti di penalizzazione l'anno prossimo, se avrai disponibilità sul mercato perché magari avrai delle multe da pagare per via, che ne so, di un eventuale patteggiamento che in questo momento non sembra plausibile, non sai nemmeno come andrai a organizzare il mercato. Quindi meno calciatori perdi e meglio è, perché poi non devi sostituirli sul mercato. È ovvio che dal punto di vista del tifoso questo ragionamento è errato, perché ci sono diversi giocatori che sono arrivati a un punto di non ritorno e sarebbero semplicemente da lasciare andare. Io stesso non rinnoverei Cuadrado per un'altra stagione, perché penso che sia arrivato decisamente il punto di cambiare qualcosa su quella fascia, o comunque sugli esterni in generale, dato che la Juventus come terzini veramente non fa investimenti e non acquista giocatori da troppi anni. Sappiamo che è un punto fondamentale per il calcio moderno, quindi io non rinnoverei sinceramente il contratto a Cuadrado. È ovvio che me lo tengo al ribasso se c'è la garanzia di andare sul mercato a prendere un esterno che diventi titolare, cosa che secondo me in questo momento non è così scontata, e anzi, secondo me, se rinnovano Cuadrado lo fanno proprio per il motivo che non c'è possibilità economica, non si riuscirà ad andare sul mercato a prendere un nuovo giocatore, e quindi si va avanti con un giocatore molto, molto anziano ormai, che è arrivato in una fase, secondo me, di decadenza logica, ovvia, per quello che è anche il suo ruolo, per tutti gli anni di onorato servizio che ha prestato alla causa bianconera. Secondo me Cuadrado è stato un giocatore straordinario in tutti questi anni qua, però mi piacerebbe andare anche un pochettino avanti, e invece rimaniamo nell'orbita di questi nomi.
ripeto, secondo me il rinnovo di Cuadrado sarebbe un errore, però si è aperta questa possibilità e vedremo se nelle prossime ore avremo delle certezze sotto questo punto di vista, se Cuadrado rimarrà alla Juve oppure se troverà un'altra collocazione in un'altra squadra come free agent. Attenzione che si abbassano invece le possibilità di vedere Rabiot con la maglia della Juve l'anno prossimo. Addirittura Monblano parlava di un Rabiot allo 0% alla Juve l'anno prossimo. Questa cosa non mi stupirebbe nemmeno questa, devo dire la verità. Avevo parlato in un video qualche settimana fa, forse un mesetto fa ormai, dei rinnovi di contratto di Rabiot e di Maria, e vi dicevo, secondo me se la Juve non andrà a giocare la Champions League, Rabiot non può rimanere, è impossibile, per via di ambizioni del ragazzo e per via anche dello stipendio del calciatore. Quindi, dato che la Champions ormai sembra semplicemente un'utopia, anzi molto probabilmente lo è, non solo per ragioni extra campo ma anche per come si è messa la classifica in questo momento per via di ragioni extra campo, quindi il rinnovo di contratto di Rabiot mi sembra veramente complicato e credo che sarà il primo nome su cui la Juve dovrà lavorare a livello di sostituti. Ma sempre per il discorso che facevamo prima, probabilmente la Juventus avrebbe preferito trattenere Rabiot per non tornare sul mercato e non dover sborsare per un nuovo cartellino e per far integrare un nuovo giocatore. Rabiot è stato uno dei migliori di questa stagione, poi a fine anno, al termine di questi 180 minuti rimanenti, faremo pure il pagellone e daremo una valutazione al buon Adrien, che è stato uno dei giocatori migliori, ripeto, di questa stagione della Juve. E attenzione, caso di Maria, l'altra sera dicevamo lontano il rinnovo secondo fonti Sky, ecco qua invece sono un po' più stupito perché mi aspettavo un Di Maria che poteva magari andare a rinnovare il contratto anche senza Champions League. Oggi c'è stato uno scambio, chiamiamolo così, di opinioni tra Di Maria e un tifoso su Instagram. Via da Torino, tu e Paredes e tutti sti mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso, fuori dai cosiddetti Zebedei. E Di Maria risponde: colui che non merita di avere la maglietta sei tu, perché la squadra e i giocatori sono in panchina al 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che stai con la Juventus solo nel bene e non nel male. Ti mando un grande saluto, io fino alla fine non come te. Fermo restando che secondo me è sempre sbagliato approcciarsi in un certo modo con i calciatori, credo anche che ognuno abbia diritto a una propria opinione. Questo è il modo sbagliato di esprimerla per quanto mi riguarda. Però devo dire la verità, lo dicevo anche nel video di oggi, io in più di un'occasione ho avuto l'impressione che Di Maria fosse lontano dal metterci tutto il suo 100%, diciamola così. E lo dice uno che quest'estate era gasatissimo dal nome di Di Maria, perché sono sempre stato un fanboy di Di Maria, è sempre stato un giocatore che mi è piaciuto tantissimo. Il fatto di vederlo un solo anno a Torino a livello di contratto, devo dire la verità, un pochino mi pesava, speravo di potergli fare almeno un biennale, però vedendo anche poi com'è stata l'annata di Di Maria in questo momento, devo proprio essere onesto al 100% e lo ripeto, da amante di Maria, sono favorevole a un addio del Fideo, perché non mi è sembrato il giocatore giusto, adatto per questa Juve, in generale, al di là del fatto del gioco dell'allenatore in generale. Mi è sembrato proprio un giocatore che in questo momento non può starci alla Juventus. E lo dico con la morte nel cuore perché, ripeto, tecnicamente, tatticamente io non sono innamorato del Fideo, di più, mi ha esaltato tantissimo. C'è stata la partita col Maccabi a Torino, dove fortunatamente ero presente, abbiamo vinto 3-1, Di Maria ha fatto una tripletta di assist, c'è stata quella partita in Europa League dove ha fatto tripletta e basta di gol, quindi giocatore infernale, giocatore che ha fatto un gol in finale del Mondiale, ha vinto il Mondiale con la maglia della Juventus, da trascinatore nella finale, non nella competizione in generale, perché poi è stato un po' tenuto a riposo per massimizzare la forma fisica proprio in vista della finale. Insomma, un giocatore meraviglioso, ma anche un giocatore che in questo momento, secondo me, non è proprio l'ideale per la Juve, proprio perché secondo me c'è stato non il 100% da parte di Maria, non c'è stata tutta la professionalità che secondo me la Juventus e il tifoso della Juventus meritavano da Di Maria. Questa ovviamente la mia umile opinione, non significa che dobbiate essere d'accordo. Concludo questo video con un tweet di Nicola Balice, giornalista che rispetto molto, e sono felice di aver letto una critica secondo me costruttiva di Nicola, ed è un tweet che ho retweetato poi anche sul mio profilo Twitter, ci tenevo a leggervelo perché dice: la confusione progettuale della Juve, come un anno fa, anche se in contesti diversissimi, è evidenziata dalla gestione dei giocatori in scadenza. Si inizia provando a tenere Rabiot e Di Maria, come abbiamo detto, si finisce prolungando chi era ritenuto a fine corsa come Alexandro e forse Cuadrado. Quanto è vero, quanta verità e quanta amarezza in queste poche righe. Ed è per questo che vi dico,
il primo obiettivo della Juventus da qui alle prossime ore, nemmeno giorni, settimane, ore, è un direttore sportivo come si deve, perché bisogna ripartire da un progetto chiaro, definito, in mano a chi della parte sportiva se ne intende. Serve competenza da quel punto di vista, serve un progetto sportivo da seguire, se no si rischia sempre di ritornare all'interno degli stessi errori e sempre vedere le stesse persone come Alexandre Cuadrado, anche se ormai alla Juventus non dovrebbero più starci. Anche qui, miei 2 centesimi.